Mar del Plata, Paseo Aldrei. C'è una bellissima mostra che adesso andiamo a vedere dello stilista Horace Lehn. Ma andiamo! Del Papa. Sì, però come è bien de vivir al lado tuyo. Yo recibiste el libro al final. Yo te agradezco mucho por el año pasado que nos has pasado por televisión allá en Roma. Sí, claro. Muy lindo, claro. Gracias. Gracias a vos. Acá tienes el presidente responsable de Chile. Qué maravilla, María Angela Castrovilli es encantada. Encantada. E questo ci tenevamo molto a farvelo vedere perché è l'abito che Horace Lehn ha disegnato per Graciela Borges e siamo a Cannes nel 1959 quando lei ha presentato. Bello, eh? E questo era il Desic argentino. Lui si chiama Ugo del Carril, un fantastico, un nome, mi viene ombre perché qua si fa una grande, si mescola molto la lingua, e, che era cantante, attore, regista, ha scritto la Marcia Peronista e poi moltissime altre cose. La voce era strepitosa, se avete delle curiosità andate a risentirlo. E questo era un vestito fatto appunto per il palcoscenico e per Amalio Reyes, un ombre. Che dice di questa mostra meravigliosa? Bene, questo è un gusto per essere con te e per tutti gli italiani attraverso la RAI. E sono qualsiasi vestito di tutta la mia carriera di 107 pellicole. Después nos mostra il vestuario che ti gusta más, i vestiti più belli che hai fatto. Bene, le amo a tutti. Sì, claro. Ma così ho un gran ricordo per Silvana Pampanini, mm-hmm, e Vittorio Gassman e Dino Risi, il gran regista che ho fatto un film Il Gaucho. Certo. Per, con Italia, una coproduzione. Infatti.
infatti, ma i tuoi vestiti sono splendidi. Ora ce li fai vedere poi, Sì, uno per uno. Grazie. Grazie a te, Questo vestito... Sully Moreno, sì. Ho cominciato a 20 anni. Questo è un film che si chiamava... Il barro umano, era un dramma, ma con questo vestito va all'opera, le gioielli erano, e questo è fantasia, certo. Ma lei portava nel film i suoi gioielli, davvero. È un vicinissimo, un piano. Si vedeva quello così, ma abbiamo parlato con il regista, il suo marito, lui Cesare Amadori, italiano, perché si veda di più. Allora ha aggiunto una scena, in questo che Sully Moreno, tutto il hall del teatro vacío, crusa con la capa di visone bianca, il grande salone era bellissimo. Sì, questa è un'imitazione, ma davvero era visone bianco. Immagino. E la collana di brillanti, no? Noblesse oblige. Sì, lei come si chiama? Libertà Lamarque fu una delle più grandi. Da 1933 è stata Stella, prima donna del cinema qui e in Messico, molto famosa. Bello, bello, il vestito è bellissimo. Dal 33, anche Tita Merello dal 33, le due hanno fatto un film che si chiamava Tango. Ah, che bueno, sì. E dopo hanno lavorato tutta la vita. Lei ha lavorato fino a 90 più di anni. È come 95. Come altre attrici qui che sono vive e continuano a lavorare. Ah sì, è vero. E questo appartiene a chi? A Isabel Sarli, la più importante sexy del cinema nazionale argentino e anche in tutta America. È stato presentato in tutto il mondo suoi film con Armando Bo, il suo regista, e amore. Suo zio sembra che è della famiglia di il Sarto Sarli, sì, come no, d'Italia, perché ella, Isabel Sarli, la sua madre era di Napoli. Anche Fausto Sarli era anche di Fausto Napoli, sì. Si vede che per la Poitrin importante, molto importante all'italiana, sì. Ah, sì. E poi per il nome Isabel Sarli. Ora, questo però mi sembra l'unico vestito che non è tuo. Questo vestito è di un grande maestro, scenografo, e anche ha fatto qualche costumi nel cinema, Mario Vannarelli, che ha fatto molte opere in Italia anche in tutto il mondo. E questo film è un film che si chiamava Il Grito Sagrado, il Sacro Grido, che è una delle parole del nostro inno nazionale. Era Fanny Navarro, era la prima donna del film, la star. Y es un vestido de la época de 1816-1814, cuando se casó, se cantó por primera vez el himno. Por eso su hijo me lo regaló cuando su padre murió, porque sabe que el valor que yo le voy a dar. Y acá le he querido dar un homenaje al gran maestro Mario Vannarelli, que fíjense el traje cómo está realizado, está en satén y bordado en cintas y en hilos dorados, como era, bueno, la época,
El personaje es histórico, Mariquita Sánchez de Thompson, que murió muy mayor, pero Fanny Navarro fue una de las grandes figuras del cine argentino, y esta película, El Grito Sagrado, fue la primera película que se presentó en el festival, el primer festival que se hizo del cine argentino, que recuerdo que Benuto, Vittorio De Sica, tante, no Gina Lollobrigida como dicono. Gina, el festival era in marzo e Gina è venuta in ottobre. Quindi non era quello. E che anno era l'anno di questo vestito? Il film era del 55, 54-55. L'epoca è l'epoca imperio. Sì, sì. E quest'anno è il 200 anni della indipendenza argentina. Molto bello questo maggio. In Spagna. E hanno venuto molti di Italia, anche i miei nonni. Però. Grazie ancora, Horace. Grazie, Mariangela. È tutto il meglio. Grazie molto.